arancine dell'iride rosso. Bene. Allora, oggi faremo una ricetta molto fresca. E budino di fragole e panna, va bene? Adesso è arrivato il caldo, non si accende più il forno. So che c'è una persona che ha anche il forno rotto, vero? Ecco, bene. Io prima mi sono lavata le mani, adesso indosso il mio bel grembiule, sempre con il mio bel nome, Loretta. Anche voi vi mettete una maglia vecchia, un grembiule per non sporcarsi. Allora, gli ingredienti sono zucchero, la panna fresca, poi abbiamo del latte, qualsiasi tipo di latte, intero, parzialmente scremato, come volete, quello che avete a casa, le fragole, una vaschettina di fragole e poi abbiamo la colla di pesce, eccola. Bene, adesso passiamo agli strumenti. Ci servirà una carafa, dei bicchieri di plastica o di vetro, quello che avete a casa, meglio se trasparenti, va bene? Poi un tagliere di plastica, di legno, quello che avete, una terrina, un pentolino, poi ci servirà la frusta e un frullatore a immersione in questo caso. Poi ci serviranno delle posate e in ultima dei piatti. Dimenticavo la bilancia, va bene? Bene, adesso prendete le fragole. Ecco, io faccio questa cosa insieme a voi. Magari voi siete più bravi e le avete già lavate. Prendiamo le fragole, guardate che buon profumo che hanno, e mettete una terrina qui. E le lavate, mettiamo un po' di acqua. Ecco, magari se volete farlo anche voi lo fate. Ecco qui. Lasciamo un po' in ammollo, bene, ecco. Bene, adesso le mie fragole le ho lavate, scolate dall'acqua e le prepariamo per essere frullate. Prendiamo la fragola, qui vi fate aiutare con il coltello, mi raccomando, senza farsi male, eh? Togliamo la parte verde della fragola, così. Poi le tagliamo in modo grossolano, va bene? E le mettiamo dentro la caraffa. Tagliamo e mettiamo qui dentro. Ragazzi, voi come state a casa? Fate qualche ricetta? Magari se avete qualche ricetta che a voi piace, magari ce la mandate. Oppure se avete provato le nostre ricette a casa, ce le potete anche inviare, va bene? Bene, abbiamo quasi finito ragazzi, l'ultima fragolina, guarda qui, andiamo. Ok, bene, allora le fragole sono qui dentro e adesso come sempre un pezzettino la devo assaggiare, va bene? Anche voi potete assaggiare, che buone! Buonissima! Adesso cosa ci serve? Ci serve lo zucchero. Mettiamo da parte, prendiamo la nostra bilancia, il nostro piatto, ecco, togliamo, azzeriamo. Anche qui vi fate aiutare
con lo zucchero, va bene? Ecco qui, 150. Andiamo bene insieme. 120, ecco, 120. Ecco, più o meno. 120. Okay. Adesso abbiamo pesato lo zucchero, lo mettiamo qui dentro, bene? Mi fate sempre aiutare. Mettiamo lo zucchero insieme alle fragole. Bene. Okay. Va bene? Eccolo. Adesso ci servirà il frullatore. Io ho questo che è quella immersione, voi potete usare qualsiasi frullatore, va bene? Adesso frulliamo, prendete, io ho questo, ma qualsiasi frullatore va bene. Anche qui mi raccomando, vi fate aiutare dai vostri genitori. Bene, anche qui, scusate, ma ci vuole l'assaggio, che poi a casa potete assaggiare. Adesso sono ancora più buone perché c'è lo zucchero. Bene, la lasciamo da parte questa. Adesso prendiamo la colla di pesce, la affiamo. Ecco, non so, forse c'è chi l'ha già usata a casa, chi invece è la prima volta, vedete? Sono proprio dei fogli. Toccateli pure che non succede niente, anche se si rompono, non importa. Ok, guardate, si vede? So, volevo fare un contrasto di colore, ma non... no, si vede, bene, ok. A noi ce ne servono, abbiamo detto... Allora, questi sono 12 grammi, 6 grammi, quindi sono 3, va bene? 3 fogli. Li mettiamo in un piatto, così, con dell'acqua, che adesso la vado a prendere, va bene? Prendiamo la colla di pesce con un po' d'acqua e immergiamo questi fogli, va bene? Eccoli qua. Ecco qui. Li lasciamo qua un pochino. Va bene? Bene, adesso scaldiamo il latte, prendiamo il pentolino e bastano 3 cucchiai di latte. Che qua vi fate aiutare, anche se va un po' di più di 3 cucchiai, va bene lo stesso, non preoccupatevi. 1, 2 e 3. Bene, okay. E lo scaldiamo qui. Ecco, il latte è caldo, spegniamo tutto, ci mettiamo qui. E aggiungiamo la colla. Vi ricordate prima i fogli di colla di pesce? Ecco, con l'acqua è diventata come una gelatina. Guardate, provate a toccarla. Non è tanto piacevole, eh? E non è neanche tanto buona così da sola. La mettiamo qui dentro, che qui, se ce la fate a prenderla, altrimenti vi aiutate con un colino.
E adesso mescoliamo il latte con la gelatina. E si deve sciogliere bene, guardate. Vedete che adesso la gelatina non si vede più. Una volta sciolta la gelatina con il latte, versiamo tutto quanto nelle fragole. E mescoliamo. Sapete cosa serve la gelatina o la colla di pesce per addensare le fragole? In generale per addensare qualsiasi cosa. Vedete? La consistenza non è più acquosa come prima, ma è diventata un po' più fissa, più solida. Adesso bisogna montare la panna. Scottiamo un po', la mettiamo dentro la caraffa, ci mettiamo un po' di zucchero, ne mettiamo poco perché ricordate le fragole che abbiamo messo un sacco di zucchero, quindi sono già dolci queste. Adesso con la nostra frusta andiamo a montare la panna, che è una cosa anche bella, divertente. Attenzione, guardate che partito. Ecco qui la panna montata, guardate, adesso è diventata densa. Adesso, come sempre, ne assaggio un po'. Anche voi a casa, se volete, potete assaggiarla, sapete ragazzi? Bene, ecco adesso questa metà della panna montata la andiamo ad aggiungere nella purea di fragole, va bene? Più o meno metà. Qua, anche qui fate montare. Là. Bene, e andiamo a mescolare. Che voglia ragazzi, che profumo. No, non vi fa voglia a voi così? Profumo è buonissimo, mi dispiace ma io la devo proprio assaggiare, È favolosa, è veramente buona. Ecco qui, adesso prendiamo i nostri bicchieri e mettiamo la purea di fragola dentro il bicchiere fino a metà, più o meno, va bene? No, e due. Bene, adesso li mettiamo in frigo per 2 ore. Iride 1 e 2. Allora io mi sono tenuta da parte 1-2 fragoline e per decorare poi il nostro bicchiere. Allora questa la taglio così in 4, va bene? Così dopo la vado a decorare. Invece questa la metto intera, dopo vediamo, ok? Bene, adesso andiamo a prendere i nostri bicchieri, 1 e 2, qua, vedete che si sono addensati un pochino, e anche la panna. Mettiamo la panna sopra le fragole. Un pianino, anche qui fate aiutare.
Bene. Ecco qui. E adesso io, sapete cosa faccio? Vi faccio un po' di decori, che se volete ovviamente lo potete fare, altrimenti lasciate pure così. Bene, adesso prendiamo i nostri pezzettini di fragole e andiamo a decorare il bicchiere. Bene, possiamo metterlo così. Potete metterla anche in giù, così come volete, va bene? E invece questa la metto così. Dopo ognuno di voi la può decorare come piace. Bene, ragazzi. Ecco qui il nostro bel bicchiere di fragole e panna. E ecco, buon appetito. Ciao, alla prossima. Un bacione e mi raccomando, provate anche a casa. Ciao.